Dimmi quando parte. Ok, già partito. Ok ragazzi, siamo con i Toxici, band romana. Abbiamo fatto in settimana una richiesta su Facebook di fornirci le domande dal pubblico. Sì. Quindi le domande che sono state scelte dal pubblico ve le leggo adesso. Allora, come è nato il vostro progetto? Chi mi risponde? Qua parlano loro che ci stanno. Allora, c'erano questi due, lui e lui, che stavano in saletta con cesso terrificante. Con una. Oddio, puoi vedere. Vabbè, c'erano loro in sala. Io dicevo, ma in un locale che frequentavo spesso pure io. Ma che canzoni fate? Ma noi facciamo roba mista, un po' di System of a Down. Ci serve pure un cantante. Allora ho detto, beh, provo a venire io. Sono entrato e abbiamo cominciato a fare prove. Ho detto, sì, ma regà, ma perché dobbiamo fare roba mista? Facciamo i System of a Down. E da lì, visto che so da paura. E da lì... Nei loro testi, quello che diciamo, quello mandano, quello che emanano è bello. Il messaggio. Lui è il filosofo del gruppo. E questo risale a 10 anni fa. Questo risale a ormai quant'è? Saranno 8-10 anni fa, dai. 10 anni fa, ok. Allora, ovviamente vi chiamate Toxici in onore a Toxicity. Sì. Esatto. Sarebbe tossico, comunque se lo guardi bene. Guarda che tossico, ce la faccio. Sarebbe tossici con la X. Sì. Quindi è dovuto a... cioè, solo questo motivo qua, perché lui era tossico. No. Beh, guarda, c'avevamo altri componenti che... Infatti, mi aggancio con questo che hai detto alla prossima domanda. Ho dato il gancio a... Bravo! Suonate insieme da 10 anni, ma la vostra formazione è variata nel tempo? La formazione, quelli, diciamo, che rimangono da allora, io, lui e il chitarrista. Il bassista l'abbiamo cambiato per quel motivo che dissi all'inizio, ora non lo ripeto. Perché era un cesso terrificante. No, e tanto no. Non mi conosce a me, era brutta. Era una persona brutta. Questa intervista andrà in mondovisione. Era una persona brutta che non rendeva l'immagine su... cattiva. Era una brutta persona. Solo per quello. Sì, diciamo che cazzo c'entrava la bassista femmina? Perché non usava il plettro, tu mi ricordi? E nemmeno il deodorante, porca puttana. E allora era proprio un cesso. Diciamo gli ha dato al cantante, qui l'abbiamo cambiato. Diciamo che a noi con i gusti così ampi non piaceva, quindi... Non ti preoccupare. Allora, avete già suonato prima in Terronia? Abbiamo suonato a Potenza. A Potenza, ancora più in Terronia, sempre più giù. Ancora più giù. E a Napoli mai. Viva mai, la Terronia. Vabbè, ma lui è di Caserta. Io sono di Maddaloni. Io sono di Maddaloni. C'è il batterista di Caserta che caga sempre il cazzo. Ok ragazzi, con l'ultima domanda andiamo con l'ultima. No, questa qua è finta per far vedere che è lunga. La scaletta è lunga. Allora, ragazzi, qua voglio un'esperienza da ognuno di voi. Qual è la cosa più strana che vi è capitata in questi 10 anni durante una serata? Inizia tu. Vedere Maurizio e Giorgio e Enrico che si spogliano sul palco. Ma non è mai successo. Ma come no? È successo. Tu che mi dici? Ah, è vero, quando non c'avevo la panza. Ah, ecco. Poi sono usciti l'addominale. Mamma mia. Tu? Ah, beh, quando mi hanno fatto fare lo stage diving, quello è stato bello. Ma l'hanno preso? Sì. Mi ci hanno proprio preso di forza e mi hanno fatto fare lo stage diving come se fossi una superstar, quando invece lo è, perché ragazzi sono bravissimi. Abbiamo sentito le loro. Sì, io no. Abbiamo sentito i video, le live, sono bravi. Tu? Bassista più... carino, perché quello. E la cosa strana a me è successa prima di entrare nel gruppo. Perché praticamente stavano facendo un concerto, io ho già parlato con Enrico, mi fa vieni tu a suonare, io li vado a vedere dal vivo e c'era la bassista che si piega per andare a mettere a posto dei suoni, Enrico fa finta di dargli i calci in culo e mi fa vieni tu a suonare con noi, è stato bellissimo. Ragazzi, questa persona in questo momento si sta sputtanando in una maniera incredibile. Dimmi, tu, io da te mi aspetto una storia molto molto particolare. Sì, no, l'esperienza più strana che ho avuto quando ho suonato con loro è
È stato quando ho suonato da sobrio. È stata un'esperienza brutta. È stato veramente, guarda, strano. Strano. Non si ripeterà mai più. Non credo che si ripeterà, però vabbè, no, a parte gli scherzi, esperienze strane, oddio, ce ne sono state parecchie, però è stato divertente quella volta, insomma, sì, che mi hanno preso, mi hanno tirato su. Ah, eri te? No, allora non me ne sono capitata, a me, scusatemi. Ok, ragazzi, loro sono i Toxici, tra un po' si esibiranno, see you soon. Radio Terronia Rock, ragazzi, tutti insieme, Radio Terronia Rock!